So, my friends, is coming up a new episode of The Rock Band History with your Gianluca that is talking to you about the history of the Jethro Tull. Are you ready for this? Let's go now! Sì, ci siamo carissimi amici web radio ascoltatori di Saius Web Radio in www.saiuswebnetwork.it. È il vostro Gianluca che vi parla per una nuova puntata assieme di The Rock Band History, la rubrica musicale che vi parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo. E questa è la 68esima puntata dall'inizio di questa avventura con Rock Band History, la 22esima invece dall'inizio di questa seconda stagione, il secondo anno che va in onda, e puntata che andrà in onda appunto e che va in onda dal lunedì 22 luglio 2013 alla domenica 28 luglio 2013, con queste nuove fasce orarie, o meglio con questi nuovi orari in cui va in onda, cioè alle ore 5 del mattino, alle ore 13, ovvero a l'una di pomeriggio, ed infine alle ore 21, alle 9 di sera in prima serata. E questa è The Rock Band History in versione integrale con la puntata completa, quindi alle 5, alle 13 e alle 21, sempre rigorosamente orari italiani. E poi invece, novità assoluta, ci sarà e c'è anche The Rock Band History pillole, quindi in pillole avrete quello che è andato in onda nelle precedenti puntate, iniziando dall'anno scorso, dalle primissime, semplicemente con la parte relativa alla storia della rock band, quindi qualche minuto veramente in sintesi di quello che è andato in onda nelle precedenti puntate. E quindi bando alle ciance, cominciamo subito con la storia dei Jethro Tull, anzi riprendiamo da dove eravamo rimasti, ma prima di riprendere vi ricordo le solite nostre cose, che ci trovate sempre nel nostro sito www.saiuswebnetwork.it, in cui peraltro potrete sempre scriverci, c'è il modulo, la scheda, comunicateci tutto quello che volete, suggerimenti, idee, aiuti, se avete naturalmente delle richieste fate pure tutto, noi vi aspettiamo anche per venire e partecipare in diretta web alle trasmissioni dei lunedì sera, che naturalmente si intende la trasmissione dei provvisionamenti dei due compari più uno con il grande e mitico Saius e il preziosissimo Luca. E stavo dicendo, trasmissione peraltro che per il mese di agosto andrà in ferie, nel senso che chiudiamo i battenti semplicemente per dare un po' di respiro a tutti, per poi riprendere dai primi di settembre come l'anno scorso. E dicevo appunto, se volete venire ospite in trasmissione comunicatecelo, naturalmente per promuovervi, per promuovere la vostra arte, nonché appunto musica, se fate parte di rock band o di artisti o comunque di gruppi musicali, o se siete artisti in senso lato in genere, o di qualsiasi forma d'arte voi facciate parte o naturalmente pratichiate, fatecelo sapere, noi saremo ben lieti di darvi una mano. E poi le nostre caselle di posta elettronica, info@saius.com per il grande capo Saius, gianluca@saius.com per chi volesse appunto comunicare con il sottoscritto, sempre anche per farmi richieste inerenti al Rock Band History, o se fate parte o se avete una rock band di cui volete che il sottoscritto ne parli, contattatemi pure. E poi luca@saius.com per fissare appunto un lunedì per venire in diretta per quanto riguarda la trasmissione dei lunedì sera. E non solo, poi vi sono anche altre varie trasmissioni, contattate Luca che è il responsabile organizzativo e del palinsesto. E poi la nostra pagina di Facebook con Saius Web Network, se vi piacciamo mettete mi piace, noi saremo ben lieti. In Twitter ci seguirete, ci potrete seguire con @Saius, e in YouTube presto vi sarà anche un canale web radio e web tv di Saius Web Network. Per il momento ci trovate con il nome @Saius Radio, e poi naturalmente il blog www.saiuswebnetwork.net. siamo davvero dappertutto, quindi vi aspettiamo e date appunto voce ai vostri messaggi. Bene cari amici, allora riprendiamo con la storia dei Jethro Tull, questo gruppo davvero strepitoso. La fama di Ian Anderson e compagni raggiunse ormai livelli stratosferici e i Tull diventarono così delle vere e proprie superstar e rockstar. Con il successivo album, perché vi ricordo eravamo rimasti con Aqualung nella precedente puntata, questa è la terza dedicata ai Jethro Tull, dicevo con il successivo album del 1972, Thick as a Brick, rientrarono così naturalmente
alla grande nella scena internazionale, e questo fu un album dedicato e comunque, diciamo così, considerato come un concept album. Qui addirittura tutta la musica è unita in una sola grande suite, separata solo dal necessario cambio di facciata del disco. Ottima prova davvero di grandissimo impatto e valore musicale. Thick as a Brick è generalmente considerato il primo album strettamente progressive dei Jethro Tull, pur mantenendo comunque, secondo lo stile del gruppo, forti connotazioni rock, blues e folk. La struttura delle tracce è davvero inedita. Il disco presentò un unico brano suddiviso in due parti, senza praticamente una reale soluzione di continuità, e solo per esigenze tecniche, naturalmente, del vinile, e successivamente riunificato nell'edizione in CD. Naturalmente ben sappiamo che il vinile ha i due lati, e quindi fisicamente lo dobbiamo girare. E lo stesso schema verrà adottato successivamente dai Jethro Tull anche per l'album A Passion Play. Non sorprende che Thick as a Brick fosse un concept album, perché i testi furono inizialmente presentati come opera di un bambino prodigio, il poeta Gerald Bostock, il quale è però in realtà un'invenzione dello stesso Anderson. E anche qui veramente geniale, cantastorie folletto di Anderson. Nell'edizione originale la copertina fu caratterizzata da un packing decisamente insolito. Il fronte era un intero quotidiano ripiegato e sfogliabile, il Clave Chronicle del 7 gennaio del 1972, e in prima pagina la notizia della premiazione di appunto questo Gerald Bostock, poeta di solo 8 anni, soprannominato ironicamente il Little Milton, e all'interno i testi dell'opera confusi tra i vari articoli. Davvero eccezionale come idea, brillante e geniale per l'epoca, e pare che appunto l'idea di realizzazione di un concept album sia venuta dallo stesso Ian Anderson in reazione ai critici che avevano etichettato come tale il precedente album Aqualung. Con Thick as a Brick Anderson volle prendere ironicamente le distanze dalla, diciamo così, moda della categoria dei concept album tipica del rock progressivo, portando l'idea al suo eccesso, un singolo monolitico brano. Gli ascoltatori che padroneggiano la lingua inglese potranno anche apprezzare i numerosi elementi di sarcasmo e umorismo che caratterizzarono davvero in maniera eccessiva e strepitosa i testi di quest'opera. Thick as a Brick venne generalmente considerato come uno dei momenti più alti della carriera dei Jethro Tull e un perfetto esempio del particolarissimo approccio del gruppo al rock progressivo. Una versione ridotta di questa lunghissima suite costituì uno degli appuntamenti fissi delle esibizioni dal vivo del gruppo, celebre in particolare la versione live sul doppio album Busting Out. E poi andiamo a Living in the Past, quindi dalle capacità strumentali e naturalmente della capacità anche improvvisativa si ascolta naturalmente riprova nella facciata live contenuta nel doppio Greatest Hits con inediti, appunto Living in the Past del 1972, che è una celebrazione antologica di grande successo tra i fan del primo periodo della band, si intende. E nel disco sono contenuti infatti molti pezzi inediti composti negli anni precedenti, e molti dei quali poi saranno inclusi nelle riedizioni degli album come bonus track. E poi andiamo al 1973 con A Passion Play, altro album dopo Thick as a Brick, dove si ha un periodo un po' nero per i Jethro Tull. Il successivo appunto Passion Play venne accolto davvero malissimo, e l'opera si incentrava sulla storia di un certo Ronnie Pilgrim, il quale, dopo morto, sperimenta il giudizio e l'aldilà, visitando paradiso e inferno per poi rinascere. E la storia, apparentemente banale, nasconde in realtà una miriade di allegorie e di allusioni che fanno di A Passion Play, in italiano appunto Mistero Sacro, il disco sia dal punto di vista musicale che concettuale più complesso nella storia della band. E l'album divide ancora oggi pubblico e critica, fra chi lo ritiene il capolavoro del gruppo, naturalmente più assoluto, e chi invece un'opera ambiziosa e davvero mal riuscita. Ma ciò nonostante, in America le classifiche di Billboard lo videro naturalmente raggiungere il primo posto. E qui, cari amici, ci fermiamo per quest'altra puntata di The Rock Band History, la 68esima. Il vostro caro Gianluca vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana. Vi ricorda che tutte le puntate di The Rock Band History sono sempre a disposizione nel nostro sito in www.saiuswebnetwork.it, o comunque le trovate sempre in internet. E soprattutto, novità assoluta,
da alcune settimane c'è la nuova pagina creata sempre dal sottoscritto, ovviamente da noi di Science Web Network, di appunto The Rock Band History. Questa trasmissione, questa rubrica musicale ha anche una sua pagina, quindi se volete venire a visitare la pagina di The Rock Band History ci trovate sempre tramite quella di Science Web Network con The Rock Band History e poi la mia personale di Gianluca Mancuso. Se volete appunto venirmi a trovare, salutare, scrivermi qualcosa e perché no mettere vi piace se vi piacciamo e se vi piaccio. Grazie ancora infinite di cuore a tutti per l'ascolto e per seguirci. Un buon proseguimento qui su Science Web Radio in www.sciencewebnetwork.it. Ciao a tutti e alla prossima!